Milano 3 è stata bravissima ad approcciare alla gara, noi ovviamente molto meno, probabilmente avendo faticato un pelo di più in una trasferta difficile come Mortara. Sapevamo che Milano 3 avrebbe fatto questo tipo di partita, ci ha anche un pochino incastrato con quella zona triangolo 2. Siamo usciti cazzuti dallo spogliatoio, siamo stati bravi a rimontare, ma alla fine purtroppo ci è mancato solo l'ultimo tiro. È un'altra sconfitta come le prime due che dimostra che facciamo tutto noi. Abbiamo approcciato malissimo il primo quarto con Gallarate, siamo andati sotto. Con Saronno abbiamo subito, siamo andati sotto. Anche qua abbiamo approcciato male la partita, andiamo sotto, facciamo tutto noi. Poi ogni volta abbiamo la possibilità di rimontare, ci riesce anche molto bene, ma in trasferta, la terza partita in 7 giorni, è difficile venire in un campo molto caldo come quello di Milano 3, in una squadra molto atletica, pur avendo 2 importanti assenze anche loro, venire qua a rimontare e pensare di vincere la partita dopo essere sotto 15. Penso che già oggi ha dato quello che dovrebbe dare. Il nostro capitano lavora tutti i giorni per recuperare al meglio dall'infortunio, è ovvio che ha bisogno qualche minuto, diciamo così, per entrare in partita, non giocava così tanti minuti da molto molto tempo, tenendo conto anche del lockdown. Abbiamo disegnato un tiro per lui, gli è mancato solo quello, probabilmente se avesse segnato sarebbe venuta giù tutta la panchina, siamo contentissimi così. In trasferta, con una gara da giocare sabato, siamo in rimonta, Benzoni è caldo, abbiamo detto assolutamente di cercare un tiro da 3 punti dei nostri, diciamo così, bersaglieri per tentare di vincere la partita. Beh, Gallarate gioca in casa, vuole sicuramente avere il 2-0 con noi, cercherà di impostare comunque una partita fisica, una partita di velocità. La squadra allenata da coach Baroggi è impostata su un grande ritmo, una grande pressione, un'ottima difesa e dei chiari terminali offensivi che molto spesso riescono a portare a casa le partite. Per loro una partita fondamentale per il secondo posto. Noi, per rimanere agganciati comunque al treno dei playoff, cercheremo di prepararla al meglio, di recuperare le energie e proveremo a rubare una grande vittoria in trasferta.